finalmente arriva la vittoria. Un Cagliari che ha conquistato i tre punti, lo ha fatto nei minuti di recupero, rimediando a quella che era una partita che per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo, sembrava essere il proseguo della stagione buia che aveva intrapreso. Perché per 25 minuti le idee ne sono mancate del tutto, è seguito un tentativo di gioco sempre più proficuo, ma con la spinta sugli esterni che non è stata mai premiata da quello che era il gioco che si voleva ottenere. Insomma, un Cagliari dalle due facce che in un primo momento ha puntato tutto sugli esterni del campo per tentare di arrivare verso l'area di rigore, rinunciando in mezzo al campo agli uomini di fantasia. Ha visto sì giocare bene i suoi due esterni, Mattiello e Pellegrini, che hanno spinto costantemente e che sono quelli che hanno creato qualche pericolo nel corso del primo tempo, ma pericoli sempre molto lievi, niente di particolare per la retroguardia della SPAL, che mostrava seriamente di essere perforabile. È successo che nel secondo tempo, quando sono stati messi dentro i giocatori invece che sono in grado di avere fantasia, di porre la loro fantasia a disposizione della squadra, ecco che il Cagliari finalmente ha trovato la via della rete, ha trovato le occasioni per riuscire a pungere. Lo ha fatto soprattutto con alcuni calciatori, uno su tutti Danielino Ragazzu, per l'ennesima volta chiamato in campo e con presente immediato, anche se poi per lungo tempo in questa stagione lo si è visto veramente niente, addirittura non convocato a Verona per una botta al ginocchio. Insomma, un Cagliari che ha allontanato i pericoli, ha esorcizzato la sua stagione, ha ottenuto finalmente la prima vittoria nel torneo. E se i problemi del Cagliari erano soprattutto di carattere caratteriale, legate allo stato di forma del momento, ma anche a quella che era la psicosi che aveva attanagliato la squadra, questa è la prova che si può cercare di ottenere qualcosa in più. Bisogna vedere quale sarà la reazione, se troveremo un Cagliari più rilassato, capace di ritrovare la fiducia, capace di ritrovare il gioco, anche quel gioco senza giocatori di fantasia, che possa puntare sul movimento, sugli inserimenti, su quelli che sono movimenti senza palla, che molto spesso latitano nel gioco cagliaritano già da troppo tempo, che non si possono certo pretendere a Zenga, che è arrivato per ultimo, ma che i rossoblù possono rispolverare dal loro bagaglio, da quello che avevano accumulato nella prima parte di stagione. Insomma, i tre punti sono fondamentali. La paura di non vincere è durata per oltre 90 minuti. Non si è rischiato certamente di perdere, perché la squadra della Spalla ha avuto una sola grande occasione con Cerri e sarebbe stata una beffa su una leggerezza di Valukiewicz, ma alla fine comunque possiamo anche dire che il Cagliari ha meritato di pochi punti, ma ha meritato certamente il successo sul Paolo Mazza, nel campo della Spalla. Tre punti fondamentali perché escludono la squadra cagliaritana dalla lotta per la retrocessione. Ciò che non è andato, ancora una volta abbiamo delle perplessità su quello che è lo stato forma di Ionizza, ad esempio, che ha lavorato tanto ma con poca lucidità. È un Cagliari che nel centrocampo manca di quei movimenti che possono talvolta compensare alla fantasia. Non è più il Cagliari che abbiamo visto ad esempio contro la Fiorentina, che riesce molte volte a sopperire a quella che è la mancanza della giocata del trequartista per poter andare a rete. È un Cagliari che da questo punto di vista mostra ancora questo difetto. Parlando dei difetti e dei margini di crescita, certamente la cosa che non è andata è questa. Positivamente la valutazione di Valukiewicz, anche se quella leggerezza la deve dimenticare, perché per un difensore basta un solo episodio per poter condizionare la partita. Lui ha fatto una grande gara nella somma delle azioni sviluppate, però quella leggerezza, quel pallone fatto passare, poteva essere pagato caro. Bene, cosa sono andate bene oggi? In particolare due cose: la spinta sugli esterni e poi la fantasia a centrocampo. La spinta sugli esterni e poi l'innesto di Ragazzu. Due cose che hanno funzionato in due momenti diversi. Forse, per poterli far funzionare al meglio e per poter dare risorse al Cagliari, bisogna rispolverare i due concetti contemporaneamente. Magari insistendo nella difesa a tre, se vogliamo insistendo anche nella barriera di centrocampo, con quattro giocatori e con i due esterni che possono spingere, ma metterci dentro anche un trequartista che lavori e che sappia dare idee ai due attaccanti, che una volta innescati, lo abbiamo visto anche oggi nel secondo tempo, si sono rivitalizzati. È chiaro che non possiamo pretendere dagli attaccanti di essere al meglio della condizione se i palloni che arrivano sono sporchi. C'è bisogno di qualcuno che sappia creare, e in questo caso eravamo legati al trequartista in passato, e secondo me dobbiamo rispolverare il vecchio concetto del trequartista, perché è colui che può scardinare le difese, in particolare in un campionato di questo tipo.
State con noi perché tra poco rivivremo le fasi salienti della partita. Le rivivremo in Radio Cronaca con la mia voce, quindi state ad ascoltare qualche secondo, un minuto di pubblicità con coloro che collaborano alla realizzazione di questa trasmissione e poi immediatamente gli highlight di Spal Cagliari. Angolo per la spalla, tutto pronto, stiamo al minuto numero 4, sta scoccando in questo momento il Valdifiori che va a battere, parte il suo cross basso, il tacco e la palla sull'esterno della rete, pericolo per la porta del Cagliari sulla battuta d'angolo di Valdifiori, è intervenuto con il tacco, in questo caso un giocatore della Spal, rivediamo l'azione con la pallone, il pallone colpito dal tacco di Vicari che è andato incontro al pallone. Pallone che viene giocato nel settore di destra, dove Valukiewicz si mette in moto, passaggio largo per Mattiello, molto alto sulla linea di centrocampisti, si districa bene Mattiello, carica nel, porta avanti con il pallone, va verso il fondo, effettua il cross all'interno dell'area, la chiusura da parte di D'Alessandro, il ripiegamento ad evitare che il pallone arrivasse nel settore di sinistra, dove sarà liberato un giocatore del Cagliari. Bella l'iniziativa di Mattiello, che si distingue in questa accelerazione nel settore destro. Calcio di punizione al minuto numero 27, è tutto pronto dal lato corto, vicino alla linea del fondo, una sorta di angolo, è pronto Rog, tanti si muovono dentro l'area, parte il cross, la parata del portiere con il pallone che non ha varcato la linea bianca, ha tentato Rog il tiro diretto in porta e stava per uccellare il portiere, 26:50 Rog, vicinissimo al gol, stava arrivando a Pellegrini, ora insiste Nandez, settore di destra, palla per Joao dentro l'area, si gira, palla ribattuta, arriva poi all'esterno Pellegrini ma è anticipato da Bonifasti, ancora Cagliari pericoloso al 29esimo minuto con Joao Pedro che ha tentato la girata ma non è riuscito. Che può impostare, avanza palla al piede nel suo ruolo di playmaker, l'appoggio per Joao Pedro che gli viene incontro, parte dalla tre quarti, Joao Pedro, esterno dell'area, passaggio a destra, brillante per Mattiello, il cross all'interno, la palla svirgolata da Cionek che rischia l'autogol e manda alto sulla traversa in calcio d'angolo. La palla portata avanti da Valdifiori, cavalca la linea centrale campo Valdifiori, va in verticale alla ricerca di Petagna, esterno dell'area, l'appoggio, il destro tentato, è riuscito anche a calciare molto bene in questo caso il numero 70, anzi il numero 21, ancora una volta Strefezza che è andato a calciare dall'esterno dell'area e ha mancato il bersaglio sull'appoggio di Petagna. Nandez che stoppa, controlla il pallone, tenta di trovare il ragazzo che recupera la palla dentro l'area, ragazzo dribbling, il destro ribattuto dalla retroguardia della spalla, il pallone poi allontanato, tutto questo al minuto numero 32, 30, 31 e 20, il tiro, minuto numero 37, angolo per il Cagliari che sta per essere battuto col sinistro da Lico Iannis, tutto pronto, ecco la rincorsa del giocatore greco, parte il suo spiovente, il colpo di testa ravvicinato di Joao Pedro con la palla che è finita alta e con Joao che ha preso anche un pugno in faccia,
Cagliari che comunque è pericoloso sull'angolo, lo stacco di João Pedro e la palla alta sul legno. Dietro ritorna la palla ancora su Cionek, che lascia poi a vantaggio di Petagna. Petagna che si accentra, crossa dall'altra parte aprendo il gioco su Fares. Di prima Fares all'interno, Cerri, la parata di Olsen e il tiro di Petagna, altissimo sulla traversa. Il miracolo di Olsen sul tiro ravvicinato di Cerri, che era arrivato all'appuntamento con il gol, facilitato dai compagni, dagli ex compagni di squadra, che lo hanno lasciato fare. All'indirizzo di Ragazzo, che viene a sostegno, Ragazzo che punta verso l'area, cambia gioco a sinistra, cercando ancora una volta Rog che porta palla, carica il destro, la parata del portiere, João Simeone! Viene annullato il gol di Simeone. È gol, sembrava l'avesse annullato, è gol di Simeone. Cagliari in vantaggio al minuto numero 93, è stato Simeone a mettere a segno per un attimo, abbiamo visto tutti che si fermavano dopo il gol di Simeone, invece il gol è valido, e ancora una volta il Ciolito colpisce. Nel finale di gara il Cagliari passa in vantaggio al minuto 94, un'azione costruita dalla fantasia dei giocatori che sono entrati in campo nel secondo tempo, il destro di Rog, la palla ribattuta, João all'interno e il colpo di testa in tuffo di Simeone, che per i giocatori della Spalla era in fuori gioco, ma che invece era in posizione regolare. Quindi Cagliari in vantaggio, che sta andando a prendersi una vittoria che manca per tutto il 2020, il gol del Ciolito, Nizzarito, assassino dell'area di rigore, chiamatelo come volete, e Simeone che ha messo a segno sull'assist di João.